Scuole chiuse a Pesaro anche domani, giovedì 10 novembre. La decisione è arrivata poco dopo le 15 e a comunicarla è stato Matteo Ricci con un videomessaggio da Bruxelles dove si trova in questi giorni. Quindi abbiamo avviato da questa mattina dei controlli specifici di grande approfondimento sismico a partire dalle scuole. E al momento non ci sono problemi rilevanti, però riteniamo che per finire il lavoro, che durerà anche per le prossime ore fino a domani, di tenere chiuse tutte le scuole di ordine grado anche per domani mattina, in modo tale da verificare completamente, da toccare tutti gli edifici di competenza comunale. Poche ore prima, anche a Fano, il vice sindaco Cristian Fanesi aveva preso analogo provvedimento. E abbiamo deciso insieme di chiudere gli uffici pubblici comunali nella giornata di oggi in attesa di verifiche. E abbiamo anche deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado della città di Fano, precauzionalmente e per permettere ai tecnici appunto del comune di poter verificare lo stato, degli immobili prima di poter riaccogliere i bambini, i ragazzi che quelle scuole frequentano. In provincia è stata una lunga giornata di sopralluoghi e controlli coordinata dal SOI, dove prefetto e autorità si sono riunite sia al mattino che al pomeriggio per monitorare l'evolversi di sisma e post-sisma. La botta di questa mattina è stata importante, ci siamo attivati subito con i nostri tecnici del centro operativo, ingegneri e architetti per fare un lavoro di controllo. Siamo partiti con le scuole, un lavoro che non finiremo penso nella giornata di oggi e si protrarrà anche domani, tant'è che il comune di Pesaro si è adeguato un po' a quelle che sono state le decisioni anche di Fano, dei comuni limitrofi, di tenere le scuole chiuse anche domani. Al momento grandi criticità non si sono evidenziate. Dobbiamo trovare la collocazione per tre famiglie, tre nuclei familiari di 3, 2, 2 persone, complessivamente 7 persone che hanno avuto la casa al momento inagibile e quindi anche per motivi precauzionali stiamo cercando di collocare in un'altra struttura. A Pesaro verifica in tutti gli edifici sensibili, compresa la Vitrifrigo Arena, dove venerdì sera è attesa la partitissima Italia-Spagna di qualificazione ai mondiali di basket, la cui disputa non sembra in discussione. Attivata fin dalle prime ore del mattino anche la provincia per le verifiche su strade e scuole superiori. Noi abbiamo già messo in campo 8 squadre di tecnici che stanno facendo tutti i controlli sulle scuole superiori, sugli edifici di scuole superiori e ad eccezione di alcuni piccoli non cedimenti, ma è caduto qualche piccolo intonaco, problemi seri non ce ne sono. Fortunatamente, dico perché la scossa è stata forte, ma il panico che ha preso se è giustificato da un punto di vista non è praticamente, non deve creare un allarmismo ulteriore.